benvenuto nella mia Lecce. Quando ancora Italia per la sovranità democratica mi ha chiamata e mi ha chiesto: Serena Donnini, vuoi rappresentarci in Puglia? Beh, un po' ci ho pensato e ho detto: ma io non ne capisco niente. Poi ho pensato che, siccome sono mamma e tra poco a settembre divento nonna per la seconda volta, ho detto: io devo fare qualcosa per i miei figli e per i miei nipoti. Quindi, siccome non c'è nessuno che ci rappresenti e l'errore più grande che possa fare un genitore è affidare i propri figli alle persone sbagliate, allora ho pensato: ok, mi metto in gioco, e se lo faccio per me, lo faccio per i miei figli e lo faccio per tutti coloro che hanno i miei stessi interessi. Allora, carissimo Diego, ancora Italia per la sovranità democratica e Diego Fusaro il fondatore. Grazie, diamoci da fare perché abbiamo un popolo da aiutare e anche da recuperare. Grazie a tutti i benvenuti, grazie agli organizzatori, grazie per Italia per la sovranità democratica, che si ispira alle mie modeste idee e che ha come obiettivo la piena riconquista della sovranità come base della democrazia, sovranità rispetto ai mercati, alla globalizzazione, sovranità rispetto all'Unione Europea e da un anno e mezzo a questa parte anche sovranità rispetto alle libertà fondamentali che sono state sequestrate in nome di un'emergenza che sembra essere fatta ad hoc per non finire mai. Curiosamente siamo nel mezzo dell'emergenza, di un'emergenza che ci dicono essere terribile e che non ci lascia un attimo di tregua, però da oggi fino a fine mese i politici sono in vacanza, non so se avete letto, il Parlamento è in vacanza. È curioso come stato di emergenza quello in cui i politici vanno in vacanza. Forse qualche dubbio anche per chi non vuole addentrarsi troppo nella questione può sorgere legittimamente, vorrei dire, senza essere necessariamente complottisti, però il dubbio legittimo che è un'emergenza in cui chi dovrebbe gestirla se ne va in vacanza per 15 giorni può sorgere effettivamente a tutti, ma non Mario Draghi, perché Mario Draghi non andrà in vacanza, come ci informava puntualmente Repubblica, la voce del padronato cosmopolitico, ci informava sul fatto che Mario Draghi non andrà in vacanza e che lavorerà per noi, ecco, quindi sarete molto felici di sapere che sta lavorando per noi, anche perché quando un ex banchiere lavora a sostegno dell'interesse nazionale, del popolo e del risveglio dei lavoratori, effettivamente qualche domanda bisognerebbe porsela. No, nelle poche considerazioni che voglio fare e che non hanno alcuna pretesa di esaustività, vorrei solo aiutarvi a capire che quello che stiamo vivendo non è una scocciatura temporanea, come molti nostri connazionali non hanno ancora capito, perché molti pensano: d'accordo, ma perché vi lamentate tanto? È una scocciatura temporanea, c'è un'emergenza sanitaria, dopodiché si tornerà presto o tardi alla normalità. Ecco, è proprio qui il punto che non torna della loro comoda visione, perché in realtà l'emergenza è la nuova normalità. Quello che stiamo vivendo non è semplicemente un'emergenza sanitaria, sono i laboratori di produzione di un nuovo modello di società, di economia e di politica che usa l'emergenza infinita come fondamento di una nuova razionalità politica, economica e sociale basata sulla compressione dei diritti e delle libertà permanenti. È da un anno e mezzo che non vi è diritto che non possa essere sacrificato in nome del diritto alla salute, che viene proclamato come l'unico esistente, ma io invito tutti davvero a fare un'opera semplicissima di rilettura della nostra Costituzione per scoprire che certamente c'è il diritto alla salute, ma ce ne sono molti altri che sono ugualmente importanti, il diritto del lavoro, il diritto all'assemblea pubblica, ad esempio, il diritto allo spostamento e così via. Alla vita. Appunto, tra l'altro il concetto di vita è uno dei più complessi, io mi guarderei bene da lasciare il concetto di vita ai virologi, perché il concetto di vita non è solo quello di un corpo che respira, la vita sono le nostre pianificazioni, i nostri affetti, le nostre relazioni. Ecco, io ripeto, spesso mi sento dire: vabbè, ma tu ti occupi di filosofia, la filosofia ha una antica inimicizia e senso di inferiorità rispetto alla scienza. Ma guardate che io, proprio perché mi occupo di filosofia, ho il massimo rispetto per la scienza ed è proprio per questo che mi adombro quando vedo
chiamare scienza 5 o 6 medici messi in prima serata come se fossero la scienza e null'altro, e poi tutto il resto non è scienza. Questo non posso mangiarlo, però prossimamente per la scienza ci chiederanno di mangiarlo anche magari. Però ecco, capite, non è scienza quella che ci stanno contrabbandando da un anno e mezzo a questa parte. Bisogna essere chiari, la scienza procede per argomentazioni, per discussioni, per confronto. La scienza non è un dogma rispetto al quale chiunque dissenta deve essere silenziato, addirittura con nuovi tribunali di lotta contro le fake news. In una democrazia chiunque può dire quello che gli passa per la testa, deve essere chiaro questo argomento. E non vuol dire che tutto è ugualmente vero, niente affatto, vuol dire che tutti hanno diritto a dire quello che pensano. Non lo dico io, che sarebbe poca cosa, lo dice uno dei più grandi filosofi della modernità, Spinoza, che forse i nostri politici non hanno letto e compulsato adeguatamente. Bisognerà rimandare a Speranza, a Conte, a Draghi i libri di Spinoza, il Trattato Teologico Politico. Ad ogni modo, il punto è questo, che chi si ferma al discorso medico-scientifico resta sulla superficie delle cose, perché il discorso medico-scientifico fa da sovrastruttura ideologica a una riorganizzazione totale della società, dell'economia e della politica. Questo sta avvenendo oggi. Quindi bisogna essere molto attenti a ciò che sta avvenendo. Io, che mi occupo di filosofia, mi sono permesso di sottolineare alcuni punti che andrebbero discussi. Uno di tutti, la categoria di malato asintomatico. Voi avrete ragionato su questa categoria. C'è un medico in piazza? C'è un medico tra voi? Se c'è un medico tra voi, ecco, eccolo qua. Se c'è un medico tra voi, vi potrà dire che prima dell'emergenza epidemiologica coronavirus SARS-CoV-2 non esisteva la categoria di malato asintomatico, esisteva la categoria di portatore sano, no? D'accordo? Che è la stessa cosa. Però quello che il portatore sano era, cioè un soggetto sano, col malato asintomatico diventa un soggetto malato, evidentemente. Ma qual è? Una differenza solo terminologica. Nine significa semplicemente che se tutti siamo potenzialmente portatori sani, cioè malati asintomatici, vuol dire che l'insieme dei sani è un insieme vuoto, perché siamo tutti potenzialmente malati e non c'è più la società con i cittadini portatori di diritti e di doveri. C'è una mega clinica con pazienti che non possono esimersi dal sottoporsi alle cure dei medici. Ecco perché vediamo continuamente formule chiaramente dal contenuto repressivo nascoste dietro un linguaggio medico-scientifico. Ogni prescrizione medico-scientifica dovete decodificarla e leggerla come una norma repressiva sul piano politico, sociale ed economico. Vi faccio alcuni esempi, ma potete anche voi farne di ulteriori. La categoria di divieto di assembramento, no? Prima giustamente tu dicevi di rispettare il distanziamento sociale in ossequio al per non farci arrestare tutti immediatamente, naturalmente, e magari anche di mettere la mascherina, ma sul piano medico-scientifico non dico nulla di nuovo se vi dico che all'aperto la mascherina non serve esattamente a niente, nel senso che è assolutamente accurato che all'aperto non ci si contagia. Altra cosa al chiuso, un altro discorso. E quindi allora la domanda che io vi faccio è: ma a che serve allora questa benedetta mascherina all'aperto se non c'è ragione medico-scientifica? Una volta, nel novembre del 2020, un esponente del comitato tecnico-scientifico si lasciò scappare, bontà sua, che all'aperto la mascherina non serviva per ragioni medico-scientifiche, ma serviva come segnale. Ora, io sarò appunto un filosofo, quindi non mi accontento delle spiegazioni così come vengono date. Mi sono domandato cosa vuol dire un segnale. Un segnale rispetto a chi? Rispetto a cosa? E allora la domanda che io mi sono posto ha trovato in me questa risposta. La mascherina all'aperto serve, stante il fatto che sul piano medico-scientifico, ripeto, non serve esattamente a niente, e lo dissero poi anche studi recentemente usciti in Danimarca e che indussero anche i nostri virologi televisivi di prima serata ad ammettere che all'aperto si potevano riaprire i locali in tutta tranquillità. Bene, serve come segnale, intanto per segnalare che l'emergenza è permanente, perché vediamo l'altro mascherato e quindi ci segnala che c'è uno stato di emergenza sanitario. In secondo luogo serve come uniforme di un nuovo potere nel quale ci riconosciamo.
Un tempo si usavano le camicie colorate, rosse o nere a seconda del regime, oggi si usa la mascherina come nuovo uniforme del tempo terapeutico in cui viviamo. Terzo elemento, la mascherina è quella che copre il volto, no? L'uomo senza volto è l'uomo che non ha più relazione con l'altro, è l'uomo senza più la sua umanità, e quindi capite bene che dietro la mascherina forse c'è qualcosa di altro rispetto a un discorso solo medico scientifico. Allo stesso modo vi posso fare altri esempi, come stavo facendo poc'anzi, il divieto di assembramento. Il divieto di assembramento, uno dice, vabbè, serve per evitare che il virus circoli, d'accordo, ma voi sapete che hanno usato l'espressione assembramento per non dire assemblea, perché dire divieto di assembramento sembra qualcosa in effetti di giustificato, è brutto l'assembramento, ma se lo chiami divieto di assemblea cambia di 180 gradi quello che stai dicendo, perché divieto di assemblea significa vietare quello che caratterizza forse più di ogni cosa a livello di pubblica vivibilità una democrazia, perché la democrazia è quella forma di governo in cui c'è il diritto di assemblea al pubblico, all'aperto, al chiuso e quant'altro. Ora, capite bene che se noi togliamo il diritto di assemblea, il volto coperto, se poi introduciamo anche il coprifuoco, no, vi sarete domandati il coprifuoco, a cosa serve il coprifuoco? Ragioni medico-scientifiche. Se poi parla la dottoressa Viola dell'Università di Padova sul Messaggero, novembre 2020, disse testualmente, trovate tutto ampiamente documentato quello che sto dicendo, disse no, il coprifuoco non ha ragioni medico-scientifiche, serve per cambiare le abitudini degli italiani. Ora, capite bene che io non voglio cambiare le mie abitudini, soprattutto in senso autoritario, come se fossimo in guerra, suggerivano dal pubblico. Certamente, da subito hanno usato questo linguaggio bellico, siamo in guerra. Intanto in guerra contro chi? Volete forse dirci che un patogeno ha dichiarato guerra all'umanità? Dichiarare guerra implica un'intenzionalità, c'è qualcuno che dichiara guerra. Noi sappiamo che fin dall'antichità si fanno guerre anche di tipo epidemiologico e batterico, no? L'Iliade, se rileggete l'Iliade, come si apre con Apollo che adirato con gli Achei scatena la peste con appunto una guerra epidemiologica, si sarebbe detto. Nei testi sacri di continuo si parla di Dio adombrato che scatena pestilenze, e chi ha dichiarato guerra a chi allora, di grazia? Dite che siamo in guerra, d'accordo, ma chi ha dichiarato guerra a chi? Contro chi è questa guerra, voglio domandare? Contro il virus? Ma il virus è inseparabile da noi, e quindi è una guerra contro di noi quella che ci avete dichiarato. Vuol dire essere in guerra contro la socialità, contro ogni relazione umana, contro ogni spazio pubblico. E questo è il paradosso, no? E tra l'altro, tra i paradossi, voi da un anno e mezzo non potete abbracciare le persone, non potete dar la mano, come disse Fauci, l'esculapio d'oltreoceano, disse aboliremo la stretta di mano, sembrava una cosa già sentita negli anni 30, invece aboliremo la stretta di mano, sarà solo un ricordo, e poi appunto stiamo perdendo la socialità, ma paradossalmente non possiamo più toccarci tra noi, però il potere, uso questa categoria foucaultiana, il potere quotidianamente pretende di toccarci, ci prende i tamponi, i test sierologici, ci infila di tutto dentro perché deve appunto controllarci. Ecco, stiamo entrando in una società di controllo, grazie del suggerimento, la conoscevo anch'io questa, del divide et impera. Esattamente, c'è anche quella componente, ma è un'altra cosa su cui tornerò. Il punto è un altro però, che stanno di fatto cambiando il paradigma. Noi eravamo già abituati al controllo, no? Con internet, era già una società di controllo, quando curiosamente anche lì dopo un'emergenza, perché fu dopo le Twin Towers che iniziarono su internet i controlli maggiori, e come avete notato dal 2000 ad oggi non sono venuti meno, si noti, no? Perché le emergenze hanno questa brutta tendenza a non rientrare come misure di emergenza anche quando l'emergenza è finita. Ecco, e questo aspetto è particolarmente inquietante a mio giudizio, perché effettivamente la tessera verde rientra pieno in questo paradigma di controllo delle persone. I veri discriminati non sono quelli che non hanno la tessera verde, sono quelli che ce l'hanno, perché diventano sudditi di un nuovo,
se posso darvi un piccolo suggerimento non richiesto, è inutile scatenare l'effetto Sarajevo. Voi sapete che a Sarajevo fino al giorno prima si andava d'amore e d'accordo, poi si scatenò una guerra fratricida. Quindi evitiamo di contrapporci, come lor signori vorrebbero, divide timpera, diceva la signora poc'anzi, tra benedetti dal siero e non benedetti, tesserati e non tesserati. C'è gente, c'è molta gente che prenderà la tessera perché ha famiglia, perché deve lavorare e così via. Non è un nostro nemico chi prende la tessera, il nemico è chi ha creato questa situazione in cui ci troviamo, e deve essere chiaro, non cadiamo nelle contrapposizioni orizzontali che già prosperano, perché il potere cerca di dividerci tra bianchi e neri, omosessuali, eterosessuali, donne e uomini, autoctoni, non autoctoni, credenti, atei, ma alla fine è il capolavoro del potere. Se uno sfruttato omosessuale pensa che il suo nemico sia lo sfruttato eterosessuale, o se uno sfruttato con la tessera verde pensa che il suo nemico sia lo sfruttato senza la tessera verde. Il nemico è chi in alto crea queste situazioni e se ne avvantaggia. Quindi la tessera verde, dato che è il tema cult del momento, ha una quadruplice funzione, se mi consentite. In primo luogo serve a discriminare chi non giuri fedeltà al regime tecnosanitario. Attenzione, non ha una motivazione medico-scientifica la tessera verde, l'hanno detto anche i virologi della tribù mediatico-televisiva, che non ha una ragione scientifica la tessera verde. Serve però a discriminare chi non giuri fedeltà al Leviatano tecnosanitario. Perché non ha una ragione medico-scientifica? Ma è chiaro il perché. Perché anche chi ha la tessera verde, no? Chi ha la tessera verde contrae il virus, lo diffonde e si ammala. E quindi perché bisogna gratificare con la tessera verde chi ha la, chi si è benedetto col siero? In realtà a rigore bisognerebbe negare anche a lui la tessera verde. Però serve in realtà a dare un contentino, a segnalare che sei stato docile e remissivo rispetto al nuovo Leviatano. Immagino a volte gli austeri nomi di Ippocrate o di Galeno se pensassero a un morbo che non hai in quanto sei asintomatico, ma che puoi trasmettere a chi, avendo assunto il siero, dovrebbe essere immunizzato. Se ci pensate, è un paradosso incredibile questo, è un paradosso incredibile del nostro tempo. Bisognerebbe davvero sentire i medici come Ippocrate e Galeno, quelli che avevano un pensiero, che ragionavano sulle cose, che non si limitavano a calcolare. Bisognerebbe sentire cosa dicono, ma non ci sono più, quindi non possiamo interpellarli. Però ecco, la situazione è paradossale per molti versi, quindi la tessera verde serve a discriminare chi non la prende, quindi tu sei un paria perché non hai la tessera verde. Come ha scritto il filosofo Giorgio Agamben, chi non prenda la tessera verde viene istituito importatore di una virtuale stella gialla in automatico, cioè un'immagine forte, mi rendo conto, che però forse è la volta buona che risveglia le coscienze illanguidite e intorpidite. In secondo luogo, la tessera verde serve a trasformare chi la assuma nel suddito ideale del nuovo Leviatano tecnosanitario, perché chi assume la tessera verde, e la tessera verde, proprio come il distanziamento sociale, i lockdown e così via, non è una misura provvisoria, è il futuro, chi assume la tessera verde con controllo dei movimenti, identità digitale prossimamente, passaporto vaccinato, è il soggetto controllato e più controllato che ci sia. Addirittura sulla stampa l'altro ieri leggevo che hanno trovato, pensate, un microchip che aiuta a stanare il virus nelle sue manifestazioni asintomatiche, quindi nelle sue non manifestazioni propriamente, stana il virus. Ecco, terzo punto, la tessera verde serve, come diceva la signora, a dividere, a comandare, a creare conflitti tra gli ultimi, di cui si giovano i primi evidentemente, crea conflitti fra gli ultimi. Fra, leggevo proprio stamattina su Sky TG24 di una, credo, subretto artista, non ho capito bene chi fosse, ma ad ogni modo, che diceva: io ho chiuso con tutti i miei amici non vaccinati, ho chiuso. Ora è una frase di una imbarazzante a mio giudizio, ma sarebbe imbarazzante anche al contrario se qualcuno dicesse: ho chiuso con tutti i miei amici che si sono vaccinati. Ma capite che è una follia ragionare in questa logica. Quarta funzione della tessera verde, che è la più inquietante, poi dimmi tu quando devo smettere, perché sennò duro.
manifestare i vostri sogni e la vostra estate. La tessera verde serve a scaricare sulle spalle dei non benedetti dal sempre laudando in secula seculorum siero la responsabilità del lockdown che arriverà a ottobre al più tardi. Questo è diranno, ma guardate che qui si dice sempre che siamo entrati nell'epoca della post-verità e della post-metafisica e della post-democrazia, vero, ma siamo anche entrati nell'epoca della post-logica, perché il principio di non contraddizione, la logica elementare, non è più rispettata. Considerate che l'anno scorso ci dissero che se a ottobre tornavamo in lockdown, meglio, confinamento domiciliare coatto, visto che si parla di identità e siamo per una sovranità linguistica anche, se tornavamo in confinamento domiciliare quarto a fine ottobre era colpa di chi aveva fatto le vacanze spensierate. Ora, non bisogna essere Ippocrate per sapere che è difficile immaginare un tempo di incubazione del virus di 4 mesi, da luglio a ottobre. C'era qualcosa che non tornava in quella narrazione. Come anche ci diranno quest'anno che siamo tornati in lockdown. Di questo parlava la dottoressa Ilaria Capo anche mi pare ieri, dicendo che il peggio deve arrivare, non sono da escludersi lockdown, infatti arriverà a ottobre secondo le mie previsioni, al più tardi ottobre, diranno che se c'è il lockdown è colpa dei non benedetti del siero perché hanno fatto circolare il virus, e non varrà nulla ricordare il fatto che anche i non benedetti lo fanno circolare, lo contraggono e lo diffondono, e quindi capite bene che scaricheranno sui non benedetti dal siero le responsabilità di scelte già prese dai gruppi dominanti, perché i lockdown o confinamenti domiciliari coatti sono metodi di governo, è un preciso metodo di governo che serve ad abituarvi a prendere sul volto lo stivale del potere che improvvisamente decide di togliervi le libertà, no? Pensateci. Se ci fossero stati i lockdown non ci sarebbe stata la rivoluzione francese, non ci sarebbe stata la rivoluzione russa, ma non ci sarebbero state le rivolte dei ciompi o la Glorious Revolution, tutte le rivoluzioni. Il popolo in lockdown significa l'impossibilità di prendere parte alla vita politica e pubblica. Ma poi, appunto, con questa nuova organizzazione dei lockdown, non soltanto vi schiacciano la faccia con lo stivale del potere, modalità Orwell, ma distruggono i ceti medi. Per inciso, le tessere verdi che vi dicevano che servivano a far ripartire l'economia, la stanno massacrando, perché tutti i dati già ci dicono che i ristoratori, i baristi stanno affrontando. L'obiettivo loro. Ma come si fa a pensare che nell'interesse del popolo operino banchieri, top managers, liberisti e uomini d'affari del grande capitale, che hanno passato i 30 anni precedenti a tagliare sulla sanità pubblica e adesso candidamente ci dicono che la salute è la cosa più importante? Ma chi può credere a questa novella? Sono gli stessi che quando arriva il famoso recovery plan mettono al primo posto la digitalizzazione, la green economy, la parità di genere e poi all'ultimo posto la sanità pubblica. Ci sarà qualcosa che non torna in questa narrazione? E quindi, e concludo, a mio modesto giudizio bisogna dire di no, perché un pezzo alla volta ci tolgono tutto. Non è che di colpo vi tolgono tutto e vi trovate un pezzo alla volta di tessera verde, un divieto di assembramento. Allora io vi racconto e chiudo, poi ti do subito la parola, una brevissima storia di 2 minuti raccontata da Stefano Massini in un bel libro che si chiama 7 minuti, che è una pièce teatrale. In una fabbrica francese arrivano i nuovi padroni. Le lavoratrici, su tutte lavoratrici, hanno paura di essere licenziate. La più anziana di loro, Blanche, viene convocata nel consiglio di amministrazione. Dopo ore di estenuante dibattito, torna dalle sue compagne e dice: possiamo stare tranquille, nessuna verrà licenziata perché l'azienda va molto bene. Solo ci chiedono di rinunciare a 7 minuti al giorno della pausa pranzo. Tutte vogliono accettare di pancia, va benissimo, però Blanche dice: ma un momento, 7 minuti al giorno, senza che ce ne sia bisogno perché l'azienda va bene, significa regalare a fine anno un sacco di ore ai padroni. Perché mai dovremmo accettarlo? Significa segnalare che siamo disponibili a perdere molti diritti ancora, è solo l'inizio probabilmente. Allora si apre un dibattito se accettare o no quel contratto. Alla fine si vota, metà
delle lavoratrici con Blanche vogliono respingere il contratto, metà delle lavoratrici invece vogliono accettarlo. L'ultimo voto, quello che decide, perché si è in pari, quello che decide è quello di Sophie. Che cosa voterà Sophie? Ecco, mentre sta per esprimere il suo voto cala il sipario. Perché? Perché questa è la nostra storia, cioè dalla nostra capacità di dire di no dipende la capacità di resistere alle aggressioni che continuamente ci faranno, perché questo è solo l'inizio. Di più obbediscono pensando che così finirà l'emergenza. Non hanno capito che l'emergenza non finisce proprio perché loro continuano a obbedire. E questo è il punto fondamentale su cui bisogna ragionare. Quindi, concludo, se e solo se ci organizzeremo, e ancora Italia ha questo obiettivo anzitutto, quindi unitevi al nostro progetto, fate parte di questa comunità, perché dispersi non si conta nulla, non si conta nulla, si è atomi isolati, unitevi al nostro progetto che è quello di dire di no a questo leviatano tecnosanitario, a questo infame modo di governare le cose e le persone che in nome della difesa della salute ci toglie via ogni libertà e non sa neanche difendere la salute, poi se è vero come è vero che hanno tagliato all'inverosimile sulla sanità pubblica e sembra che non siano affatto intenzionati a cambiare rotta. Del resto, voler finanziare la sanità pubblica è come buttare il fumo negli occhi per l'ordine neoliberale. Bisognerà invece tagliare ancora e l'unica cosa che faranno sarà quella di fare nuovi lockdown e nuove misure liberticide. Ecco perché occorre dire di no. Quelli che vivono, dato che si parla sempre di vita, quelli che vivono sono quelli che lottano. Posso farti una domanda? Una domanda, ma proprio dal cuore, dal cuore. L'ultima volta che ho votato è stato il 2013. Ho votato quel movimento che sta crollando inesorabilmente. Ancora Italia. Perché dovrebbe convincermi ancora Italia? Perché dopo averla presa dietro tutti questi anni dovrei essere convinto da ancora Italia? Dammi una motivazione perché dovrei essere convinto del vostro progetto. Grazie. Intanto perché dietro ancora Italia non ci sono i finanziatori del capitale, che magari non c'erano neanche lì sicuramente, però questo vi posso garantire che è già una prima cosa che mi permette di dire che siamo, come dire, abbiamo delle idee e le portiamo avanti, quindi questo è il nostro primo punto. Quindi io non parlo degli altri, ma parlo di quello che rappresentiamo noi. Gli altri non li conosco, io non ho mai avuto il tessere di partito. Vedo certo che i partiti che promettevano di cambiare il mondo, di riconquistare la sovranità, adesso sono diventati docili maggiordomi di Mario Draghi e del capitale. Leggevo proprio oggi di un noto politico che chiamava la Ruspa anche tempo fa, che diceva che col Green Pass siamo pienamente soddisfatti. Beati voi che siete soddisfatti, perché come si fa a essere soddisfatti? Chi è soddisfatto? Il governo forse, il capitale, ma non chi lavora, non i ceti medi, non i precari. Ecco, quindi io, come dire, posso dare come garanzia il fatto che io ho le mie idee e a quelle resto fedele. Chi vuol venire con noi è benvenuto. Non obblighiamo nessuno, non abbiamo bisogno di fare, come dire, esatto, chi crede nella bontà delle nostre idee è il benvenuto. E poi partire dal fallimento di altre esperienze non è mai un buon criterio per ipotecare la possibilità di trasformazioni a venire. Bravo! Vi dico solo una cosa: perché credere in ancora Italia? Perché io penso che oggi non ci sia più nessuno che rappresenti l'Italia. Perché oggi ognuno di noi non può più delegare nessun altro, perché ancora Italia è ogni singolo cittadino italiano che dice: oggi sono io che decido della mia vita e di quella dei miei figli. Pertanto nessuno più prenderà la delega per mangiare sulle mie spalle, perché di politica non bisogna campare, la politica è una passione, di politica non bisogna vivere di stipendi, di pensioni, di vitalizi. Chi rappresenta il popolo non può avere benefici che il popolo stesso non ha. Pertanto
si vive di gettoni e di rappresentanza e si lavora per ogni cittadino italiano e si dà la possibilità a delle piccole amministrazioni, ai sindaci, ai consiglieri che bussano alle porte dei propri cittadini solo nel periodo delle votazioni, di rispettare l'adempienza di quelli che sono i progetti, che quando arrivano a sedere su quelle poltrone chissà perché dicono non dipende da me, dipende da te, perché se rappresenti il popolo, lo devi rappresentare nel momento in cui ha bisogno di te, altrimenti se non dipende da te dai le dimissioni e lascia quello stipendio che non ti rispetta.